Allora, eccoci qua per commentare una partita troppo brutta nel primo tempo, molto molto bella nel secondo. Merito di questo ragazzo Aloy che era qui, che l'ha cambiata a centrocampo, o di quanto si è arrabbiato Zeman all'intervallo? Ma non credo che... è cambiato vento, nel senso che il primo tempo giocavamo contro vento, non siamo riusciti a trovare le distanze per poter giocare e ci siamo lasciati mettere in difficoltà con quelle palle lunghe. Secondo tempo con vento a favore abbiamo cominciato bene, secondo tempo abbiamo fatto questi due gol che sono importanti per proseguo e poi anche lì potevamo continuare a giocare un po' più alti e attaccare, ma i ragazzi si sono accontentati di 2-1. A conti fatti è contento Zeman oggi? Per 3 punti, sì. Per espressione di gioco no, anche se ripeto, con vento e pioggia è più difficile giocare quello che vogliamo. Allora si spera che a Picerno, in una partita che vale tanto di questa stagione, non ci sia vento? E dovrebbe tornare bel tempo, ma poi bisogna vedere con bel tempo se poi non troviamo altre scuse. Faccio io una domanda e poi una da studio e salutiamo Zeman. Pescara ha tanti diffidati, Zeman, ma anche una partita fondamentale che può valere il terzo, il quarto, o anche, chiaramente nessuno se lo augura, il quinto posto. Sarà partita vera, non guarda chi è diffidato. No, ma io diffidati mi faccio giocare meno, poi per esigenze qualcuno dei diffidati deve giocare per forza. Una domanda da studio per Zeman e salutiamo il mister. No, velocemente la faccio io oggi, vero Fabio? Mi dicevi falla tu. Allora, no, io al di là del vento, mister, per carità, noi rispettiamo il suo pensiero, però nel secondo tempo il Pescara è stato più intenso, più aggressivo. Dice Massimo Profeta, al di là del vento è stato più intenso e più aggressivo il Pescara nel secondo tempo, cambiato faccia. Perché viene più facile con vento a favore essere aggressivi, anche se, ripeto, dopo due gol potevamo essere ancora più aggressivi e giocare un po' più per fare terzo.